Bentrovati a tutti gli utenti di EveryEye a questo nostro nuovo appuntamento con i live gameplay. Questa volta tocca, come potete vedere, a Rayman Legends. È un titolo in realtà un po' vecchiotto, è uscito quasi 6 mesi fa. Ve lo facciamo rivedere adesso perché Ubisoft ha deciso di riproporlo in versione next gen, quindi su Xbox One e PlayStation 4. Se non vi siete fatti tentare lo scorso agosto, quindi speriamo che con questo nostro live gameplay di farvi appassionare a quello che è senza ombra di dubbio uno dei migliori titoli della uno dei migliori platform della generazione. Come potete vedere, qui siamo all'interno della galleria principale in cui possiamo selezionare uno dei moltissimi livelli suddivisi a disposizione che sono racchiusi in 5 mondi sostanzialmente. Cominciamo dal primo e poi cerchiamo anche di spostarci in avanti per darvi un'idea di quanto eterogenea in effetti possa essere l'esperienza e lo stile artistico di Rayman Legend. Come potete vedere, si tratta sostanzialmente di un platform bidimensionale che potrebbe sembrare molto classico nelle meccaniche di gioco, ma in realtà ha una serie di trovate abbastanza interessanti che lo rendono non così tradizionale. Quello che colpisce fin da subito è ovviamente lo stile artistico. Ubisoft ha lavorato fin dal precedente episodio che si chiamava Rayman Origins, che ha segnato, diciamo, poi il ritorno della melanzana della mascotte Ubisoft. Ha lavorato a un motore. Un framework, un motore grafico sostanzialmente proprietario che si chiama UbiArt Framework, che permette agli sviluppatori di lavorare in maniera molto dinamica sugli asset grafici. In particolare per i titoli 2D si è rivelata una risorsa fondamentale, in quanto permette ai concept artist di animare direttamente quelli che sono i bozzetti, quindi si salta una fase dello sviluppo praticamente, perché è possibile creare già fin da subito diciamo contenuti in game, cioè gli artisti costruiscono direttamente gli stage che poi verranno utilizzati dai level design, cioè gli elementi che verranno utilizzati dai level design. Sicuramente il lavoro, diciamo, risparmiato ha permesso, il tempo risparmiato ha permesso ai ragazzi di Ubisoft di creare un platform veramente eterogeneo e ricco di suggestioni. La componente artistica è senza ombra di dubbio uno dei meriti migliori di Rayman Legend. Quello che vediamo qui è un livello ambientato in un medioevo un po' particolare, diciamo così, siamo all'interno di un maniero. Però ecco, lo stile è quello tutto un po' stravagante, particolare, sopra le righe, che ha caratterizzato. Ecco, qui siamo morti, no, ecco. Che ha caratterizzato anche il vecchio capitolo. Come avrete potuto vedere, uno degli aspetti più importanti di Rayman è questa attenzione per il ritmo, diciamo. Premendo l'analogico sinistro. Siamo tornati indietro. Premendo l'analogico sinistro è possibile far correre il nostro protagonista. E questa ossessione, diciamo, per la corsa è proprio uno degli elementi caratterizzanti di un'esperienza di gioco che, come dicevamo, alla fine tanto classica non è. Lo scorrimento sarà bidimensionale, ma poi ci sono tante soluzioni, tante trovate che rendono Rayman Legend un prodotto abbastanza tipico. Qui infatti stiamo cercando di portare avanti il livello nella maniera più rapida possibile. Come potete vedere, però, gli stage sono ricchi di elementi segreti, passaggi, e uno degli aspetti più importanti è la raccolta dei teens, appunto, che sono queste piccole creaturine blu che nel nostro precedente playthrough avevamo recuperato. È proprio attraverso, insomma, il recupero di queste creaturine che si possono sbloccare gli stage successivi. Una delle cose importanti di Rayman, di questo Rayman Legends, è che non richiede, diciamo, non propone una progressione lineare, quindi non si procede di livello in livello, ma semplicemente accumulando
più teens, il numero lo vedete, no, non lo vedete perché mi sa che è coperto dalla mia faccia, però diciamo ce ne sono 700. Diciamo, sbloccando, trovandoli si possono sbloccare stage più avanzati. Vediamo ad esempio di andare adesso subito, di spostarci in uno di... qui c'è l'operazione di sblocco. Ci siamo spostati in quello che è il terzo mondo, che è uno dei più creativi e divertenti. Si chiama Festa de los Muertos ed è ambientato, ora qui mi sa che non si vede, no? Questo è uno stage con uno stile grafico un po' particolare, però vi fa vedere un aspetto molto importante, che è questa focalizzazione sul ritmo. Sostanzialmente è possibile, insomma, procedere. Ci sono alcuni livelli che possono essere completati come se fossero semplicemente una lunga corsa. Semplicemente quindi saltando e planando, o comunque interagendo con gli elementi dello scenario al giusto momento. Questo è uno degli aspetti più particolari e piacevoli di questo Rayman Legends, che esplode in tutta la sua fragorosità, diciamo, in quelli che sono i livelli musicali. I livelli musicali sono veramente dei piccoli capolavori di level design, ma anche di stile, che rileggono appunto alcuni brani classici come c'è Eye of the Tiger, ad esempio, rifatta in stile messicano, quindi con le vuvuzela e i chitarroni. E sono appunto alcuni degli stage più riusciti e molto caratterizzanti. Ora torniamo un attimo indietro e vi facciamo vedere quello che vi dicevamo prima. Ah, qui abbiamo sbloccato uno dei vari personaggi che è possibile interpretare, diciamo. Ecco, oltre a Rayman, appunto, è possibile sbloccare varie skin. Non è che ci sia niente di particolarmente, insomma, esaltante, semplicemente si tratta di personaggi diversi. Quello che vi dicevamo, qui ancora sono bloccati, ce ne serve un bel po' per sbloccarli. Ecco, proviamo questo qua. Festa de los Muertos è un mondo molto particolare, proprio perché recupera un immaginario abbastanza atipico per il platform. E quindi, ecco, qui come vedete ci sono questi teschietti che sono disegnati, che sembrano usciti appunto da i riti voodoo messicani, insomma quelli della santeria. C'è solo un altro platform che aveva tentato qualcosa del genere, che è il primo Little Big Planet, che secondo me resta probabilmente ancora imbattuto in quanto a capacità poi di proporre un contesto, contesti originali. Questo Rayman però gli dà del filo da torcere e lo dimostra proprio. Anche questo stage, questi stage in cui appunto vedete sul retro ci sono forchette volanti, qui siamo appena morti. Dicevo, sul retro ci sono forchette volanti, tutti gli elementi, le piattaforme sono composte da mele marce, cocomeri, ci sono churros, per chi conosce insomma un attimo le tradizioni culinarie messicane. Ho rifatto lo stesso errore, perdonate, ci siamo salvati. Ci sono, ecco, come vedete, salsiccioni che sono pronti per essere grigliati. E in generale è un impasto vivacissimo anche dal punto di vista cromatico, no? Raramente si vedono immaginari così ben sviluppati. Perdonerete se non sto giocando proprio al meglio, però parlare mentre cerchiamo di indovinare la giusta sequenza di salti non è proprio il massimo. Passiamo da sotto. Dunque, il titolo, come vi dicevo, è uscito in origine 6 mesi fa. È uscito su PlayStation 3, Wii U e Xbox 360.
Ora il gioco viene riproposto in versione next gen, fra molte virgolette, dal momento che, appunto, essendo un platform bidimensionale, non è che ci sia da spremere più di tanto l'hardware di PlayStation 4 o Xbox One. Però il team almeno ha inserito qualche aggiunta. Ad esempio, le texture che qui vedete sono non compresse, mentre su PlayStation 3 e Xbox 360 erano compresse. Questo significa che diciamo la scena è sicuramente un po' più nitida, un po' più brillante, si vedono meglio i dettagli. Per quanto riguarda la risoluzione nativa, questo gioco è a 1080p su tutte le piattaforme, ma del resto già lo era anche ai tempi dell'uscita precedente. Un altro elemento evidentemente importante è la drastica riduzione dei tempi di caricamento. Qui si entra in un livello e sostanzialmente siamo subito pronti a giocare, insomma, mentre prima c'era qualche secondo da attendere. Quello che vedete qui è uno stage sottomarino. Eccoci. Qua è un po' ingannevole la cosa. Il team ha giocato con l'orizzonte di attesa dell'utente perché qui comincia in un'ambientazione molto, diciamo, spensierata, insomma, molto colorata, e poi invece, come vedrete, cambia totalmente lo stile grafico e anche le atmosfere. Diventa, ecco, quasi una spy story. Ecco qua che, mentre ci addentriamo appunto nelle profondità dell'oceano, cominciamo a il tema musicale, insomma, si fa molto più cupo e noi cominciamo a giocare con le ombre proprio, ecco. Gli stage sottomarini di Rayman Legend, qui in questo caso dobbiamo evitare di farci vedere da questi fasci di luce. Come vedrete, poi ci saranno dei giochi anche grafici molto gradevoli. Gli stage sottomarini di Rayman Legend sono forse alcuni dei più riusciti fra i platform degli ultimi tempi, eguagliati probabilmente da quelli, cioè che sono riusciti ad eguagliare probabilmente quelli del primo Donkey Kong. Donkey Kong Country, uscito ovviamente su Super Nintendo, ha ancora degli stage sottomarini bellissimi, veramente molto suggestivi. Se proprio in tema di Donkey Kong, mi fa piacere citare, insomma, anche l'uscita del nuovo capitolo, Donkey Kong Country Tropical Freeze, ovviamente solo su Wii U, essendo un'esclusiva Nintendo. Ecco. Proprio riguardo agli stage sottomarini, c'è da dire che lì il team di sviluppo, ovvero i Retro Studio, non ha lavorato proprio al top. Quelli di Rayman sono sicuramente più ispirati. Non cerchiamo però di fare comparazioni, insomma, insomma, evitiamo battaglie inutili. Si tratta in entrambi i casi di ottimi platform. Dovessi consigliare, ma del resto lo saprete se avete letto le mie recensioni, dovessi consigliarne uno, direi che i risultati di questo Rayman Legend sono sicuramente migliori, un po' più brillanti, un po' più innovativi. Però ecco, anche Donkey Kong ha le sue ottime specificità. Qui siamo morti e ricominciamo però da qui vicino. Ecco, uno degli aspetti criticati al tempo dell'uscita del primo capitolo è stato questo sistema di checkpoint abbastanza permissivo. Di fatto non è completare il titolo non è difficilissimo. Non c'è un sistema di vite qui, però se ci beccano, non c'è un sistema di vite, quindi tutti lo possono portare a termine. C'è anche l'opportunità di giocare in due. È abbastanza divertente, devo dire. Insomma, ogni tanto ci si intralcia un attimino, è facile, insomma, che succeda, però niente di particolarmente fastidioso. Vi facciamo vedere un altro degli stage, delle variazioni sul tema. Ecco, questa non è una variazione sul tema
basata sulla corsa, diciamo, ma invece è una serie di quadri indipendenti l'uno dall'altro che ci chiede appunto, è strutturato come se fosse una sorta di prova d'abilità. Quello che dobbiamo fare è quello che dobbiamo fare è salvare tutti i Loom entro il tempo limite e poi dopo questa penso che torneremo a cambiare skin del protagonista perché sono molto più abituato alle animazioni di Rayman che a quelle di questa Barbara. No, sono morto. Bene. Come potete vedere, insomma, il titolo cerca anche di fare qualcosa di diverso, di proporre attività alternative e ci riesce con discreto successo. Insomma, questi sono livelli abbastanza divertenti, insomma, da affrontare per spezzare la progressione classica. Non direi per spezzare la monotonia, non è mai una monotonia questa di Rayman Legends. Tutti gli stages veramente hanno qualcosa di divertente, qualcosa di un elemento caratterizzante e quindi insomma la curiosità di proseguire non viene mai meno. Però è anche gradevole, no? Scusatemi. È anche gradevole trovare intanto penso che abbiamo ufficialmente fallito la prova perché mancano un secondo. Sì, abbiamo fallito. Va bene, non riproviamo, non riproviamo. Era giusto per farvi vedere un livello un po' diverso dagli altri. Forse fra l'altro abbiamo preso uno dei più complessi, bisogna molto memorizzare, insomma, appunto la posizione di tutti i vari oggetti. Vi facciamo vedere adesso uno degli stage musicali di cui vi abbiamo parlato. È abbastanza noto, insomma, su YouTube spopolano soprattutto questi stage, però ecco, penso che valga la pena, insomma. Visto che siamo qua, vi faccio vedere anche una delle aggiunte contenutistiche che Ubisoft, diciamo, ha inserito in questa versione next gen. Si tratta, anzi, solo nella versione PlayStation 4. La versione Xbox One e PlayStation 4 hanno entrambe delle novità diverse. Ci sono per entrambe delle skin particolari. Non si tratta ovviamente di aggiunte di rilievo, insomma, non cambiano in nessuna maniera quelle che sono le qualità del prodotto. Però, insomma, è giusto citarle, giusto perché Ubisoft almeno qualche cosa in più ha inserito per chi decide di comprare il suo gioco in questa versione next gen. Le skin, dicevo, sono dedicate a alcuni dei più famosi protagonisti delle serie Ubisoft. Ad esempio, su Xbox One c'è una skin dedicata a Sam Fisher, il celebre protagonista di Splinter Cell, mentre su PlayStation 4 ce n'è una dedicata a Assassin's Creed 4. Su Xbox One ci sono anche delle nuove sfide a tempo, cioè sono delle challenge che vanno completate entro un particolare, insomma, Ubisoft le attiva e vanno completate prima che scada il tempo a disposizione. Anche questo aspetto, insomma,
qui siamo arrivati alla fine. Anche questo aspetto delle sfide è stato molto apprezzato. Su Wii U addirittura uscì un'app esplicitamente dedicata a queste challenge, che ogni settimana e ogni giorno aggiungeva sfide nuove che magari andavano. Si trattava solo di completare livelli, gli stessi livelli, però seguendo delle linee guida differenti. Questo ha funzionato molto, a Ubisoft è piaciuto e quindi su Xbox One ha inserito queste nuove sfide. Uno degli aspetti invece esclusivi per PlayStation 4 è quello del fotomod, ovvero in qualsiasi momento, ecco, premendo sul touchpad potrete bloccare la scena e poi con il pinch to zoom potrete avvicinarvi, diciamo, a quello che sta facendo il vostro protagonista, cambiare, spostare la visuale e quando sarete pronti potrete eventualmente, vediamo, e quando sarete pronti potete eventualmente condividere la foto. È stato scelto, qui è la galleria dei personaggi e noi riprendiamo un Rayman. È stato scelto di inserire questa funzionalità su PlayStation 4 proprio perché appunto grazie al dopo il virulentissimo successo del tasto share, Ubisoft ha pensato di dare a tutti la possibilità di condividere foto e foto un po' più particolari, diciamo. Un altro livello che vi facciamo vedere è questo qua, è uno stage abbastanza avanzato dove vediamo di nuovo questa importanza della corsa, del ritmo. Il mondo di gioco si chiama Olympus Maximum e come potete vedere è vagamente ispirato alle suggestioni dell'antica Grecia, diciamo così. Sembra quasi di trovarsi di fronte ad un Hercules un po' contorto. Hercules ovviamente è il cartone animato della Disney. Questo Rayman, così come il suo predecessore, si dice che non abbia avuto un grandissimo successo al botteghino. Ora, Ubisoft penso possa comunque essere contenta dei risultati ottenuti, di aver investito in un titolo del genere, proprio perché appunto il lavoro su Rayman gli ha permesso di creare questo UbiArt Framework di cui... morto. Questo UbiArt Framework di cui vi raccontavo, che poi è servito, servirà, diciamo, al team di sviluppo per portare, per costruire alcuni dei prossimi titoli della lineup digitale. Citiamo, se non li conoscete, Valiant Hearts, ma soprattutto Child of Light, che dovrebbe essere, che sarà un particolarissimo gioco di ruolo bidimensionale. Noi speriamo vivamente che almeno con questa edizione next gen Ubisoft possa vendere un po' di copie in più, perché Rayman è veramente un titolo molto meritevole e rappresenta probabilmente uno dei più bei platform di questa generazione, quindi sarebbe un peccato che la serie si fermasse a questo secondo capitolo. Un altro aspetto molto importante di Rayman Legend è che all'interno del gioco c'è di fatto anche il capitolo precedente, ovvero Rayman Origins. Riportandovi qua alla galleria principale, vedete che c'è un quadro che si chiama Back to Origins, è ancora bloccato, vediamo se riusciamo a sbloccarlo. Ogni livello che completiamo vinciamo un grattafortuna, ecco, qui ad esempio, ecco. Perfetto, grazie a questo gratta fortuna abbiamo vinto uno stage che componeva il titolo originale. In Back to Origin non ci sono proprio tutti, ne mancano veramente una manciata. Però ecco, anche qua, in questa sezione chiamata Ritorno alle origini, ci sono una serie di stage
che vi terranno ben impegnati. Anche se avete completato il primo gioco, è molto piacevole riaffrontarli perché sono stati leggermente rivisti proprio per inserirci questi teen che vanno recuperati all'interno degli stage. Eccone uno qua, ad esempio. Lo stile grafico è anche in questo caso molto, molto piacevole, probabilmente non fresco come quello del secondo capitolo, ma sicuramente meritevole di attenzione. Quindi sembra che gli faccia una pubblicità spudorata, in effetti è così, perché sono convinto che sia un titolo che non deluderà nessuno, insomma, basta dargli un'opportunità e non ve ne pentirete. Però ecco, quello che volevo dire è che il numero di stage a disposizione è veramente stratosferico. Il titolo in versione next gen costa 39,90, solo 10 euro in più rispetto alla versione old gen che costa 29,90. Se avete acquistato una PlayStation 4 o un Xbox One e ancora non sapete, non siete proprio contentissimi, diciamo così, di quella che è la lineup, potrebbe essere un'ottima alternativa. È un gioco che potete condividere facilmente con la famiglia. C'è anche un minigame molto molto particolare che si chiama Kung Foot, che è una sorta di partita di calcio giocata tutta a suon di schiaffoni. Si può fare uno contro uno, ma anche due contro due, fino a quattro giocatori. Anche 3 contro 1, perché insomma non è che ci interessi a Rayman, non è che interessi tanto le simmetrie, ecco. Quindi la mole di contenuti che vi portate a casa è veramente incredibile. Direi che possiamo farvi vedere un altro stage, ne scegliamo uno fra quelli nuovi, ovviamente. Ne scegliamo uno fra quelli nuovi, vediamo un po'. Io tornerei in Festa de los Muertos, vi avevano fatto vedere Olympus Maximum, un livello sottomarino di 2000 luni sotto i mari. Saltiamo Toad Story, non sono ispiratissimi, piacevoli ma non niente di che. Vediamo se qui abbiamo qualche cosa di gradevole. Questo l'abbiamo già fatto. Proviamo questo qua. Anche questo dovrebbe essere un livello in cui si va abbastanza di corsa, se non sbaglio. Vedete queste creature strane che compongono un immaginario coloratissimo. Uno dei Luchador, che poi sarà il boss finale di questa sezione. Morto, scusate. Ripartiamo da qua. Teniamoci un cuoricino in più. Gioco è molto divertente. È disponibile anche su PlayStation Vita, mi ero dimenticato di dirlo. In versione Digital Delivery, se non avete voglia di andare al vostro negoziante di fiducia. Un titolo ricco, ben sviluppato, è un titolo molto con un'impostazione artistica molto molto originale e senza ombra di dubbio per quello che riguarda il platform moderno è uno degli esponenti più riusciti. Super Mario Bros. Sarà arrabbiato per questa mia affermazione. No, ovviamente anche i titoli Nintendo sono eccezionali, hanno una artigianalità nel level design sostanzialmente difficile da riscontrare altrove. Però ecco, anche questo Rayman
questo Rayman almeno ha avuto il merito di creare una sua suo immaginario molto, molto originale, insomma, costruendo proprio ambientazioni mai viste, fantasiose. Intanto siamo morti, ricominciamo da capo. Costruendo ambientazioni mai viste e fantasiose, ma anche questa ossessione per il ritmo, per la corsa, è un elemento che nel platform classico, diciamo, non c'è, anzi, non c'è quasi mai, insomma, in alcuni esempi, in realtà ci sono anche in passato proprio alcuni stage di Super Mario molto legati, insomma, alla musicalità, al ritmo. Però ecco, in Rayman è proprio una cosa programmatica, quindi insomma la ritroverete molto spesso. Sicuramente è migliore del suo predecessore, che comunque è incluso all'interno del disco. Direi che con questo possiamo fermarci, confermando appunto che la quantità di stage è bella densa, quindi avrete da lavorare, insomma, soprattutto perché poi, come potete vedere, oltre a recuperare 10 Loom, c'è anche un sistema di medaglie che vi valuta a seconda di quanti insomma Loom catturate, riuscite a prendere. Quindi insomma, se volete veramente completare il titolo al 100%, dovrete faticare abbastanza. Direi che questo è quanto per questo gameplay. Io spero di avervi dato un'idea precisa di quelle che sono le caratteristiche del titolo. Non siamo live, quindi per qualsiasi dubbio potete o leggere la nostra recensione, che trovate ovviamente sulle pagine di EveryEye, ma anche lasciare un commento. Io cercherò di rispondervi il più presto possibile. Direi che con questo possiamo salutarci, salutare Rayman e darci appuntamento al prossimo live. Vi ringrazio per avermi seguito, se vi è piaciuto un like su YouTube, una condivisione, insomma, ma anche solo un commento, perché ci fa piacere sapere, insomma, avere i vostri apprezzamenti, e direi che ci vediamo la prossima volta. Un saluto, ciao ciao!